In questo film si parla di gravidanza in un'età molto giovane, è il secondo in questa stagione perché c'è stato anche Piuma. Secondo me perché è un tema così caldo adesso? Perché l'Italia è un paese anagraficamente vecchio proprio. Allora, intanto comunque la nostra è una storia presa da un libro, quindi noi abbiamo semplicemente riportato in scena poi, quello tra l'altro che... è un libro inglese, quindi sì. Forse è anche un po' una casualità. Sì, in realtà sì, ci hanno anche già fatto le domande riguardo al fatto di un tema frequente in Italia. Per quanto riguarda noi, Piuma ovviamente non lo sappiamo, è stato semplicemente un riportare in scena un racconto tratto da un libro, tra l'altro inglese, quindi diciamo è pura casualità. Sì. Sì, ambientarlo in Italia è stata poi una scelta del regista. Prima c'è stata una domanda in cui veniva chiesto ma hai mai pensato di ambientare il film a Londra? E la risposta è stata negativa, quindi magari anche questa volontà di ambientarlo in Italia può essere travisata, cioè può far sembrare che sia stata una scelta inerente a questioni etiche o antropologiche, ma secondo me era soltanto una chiave di lettura di un romanzo, esatto, che poteva essere trasformato in un buon film. Noi ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, speriamo di essere stati all'altezza del progetto originario. Ecco, e quindi sì, diciamo che forse è un caso. I vostri personaggi, soprattutto quello di Alice, non hanno un'aspirazione, una passione. Invece voi, siccome siete attori, penso ce l'avete anche forte. Quindi com'è in realtà vivere la vita in modo opposto a quello dei vostri personaggi? Cioè, inseguendo il sacro fuoco, secondo voi è meglio? È più difficile? Com'è? Sicuramente sei più stimolato in tutto quello che fai. Perché ad esempio il mio personaggio, Alice... secondo me è molto limitata dal fatto che non ha nessuna passione, pure il fatto che i genitori le vogliono imporre una determinata strada come quella di andare a lavorare dal padre, lei sta un po' stretta in questa situazione. E quando incontra Sam, che effettivamente ha un altro approccio, perché lui ha la sua passione, ha anche un rapporto con la madre di dialogo, lei capisce che anche lei vuole trovare una sua strada, e che magari può essere appunto il fatto di una maternità. Però nel momento in cui ancora non ha una sua collocazione, secondo me lei la vive in una maniera, come si dice, in maniera brutta, perché non... Pesante, sì, perché non ha una sua aspirazione. Di conseguenza penso che sia meglio, ecco, avere una passione, magari più difficile, perché ovviamente ogni passione ha i propri limiti e tutto, ma sicuramente vivi in modo molto più intenso e sei motivato. Vale la pena comunque soffrire e cadere, certo, per conseguire una passione. Sì, io sì, approvo tutto, anche perché il mio personaggio è una passione, ce l'ha, è anche forte, quindi se ti dovessi dire quale può essere una mia passione, oltre a quella di recitare, ti posso dire che a me piace molto suonare la chitarra. Sì. E quindi è stata anche quella una chiave di lettura, cioè cercare di capire com'è possibile che lo skate ti fa impazzire così tanto. È perché è una questione di esercizio, una questione di passare tanto tempo a cercare di fare quella cosa sempre in un modo migliore. Stessa cosa quando suoni uno strumento musicale, ti devi allenare, ti devi esercitare, devi fare le scale, devi fare gli esercizi col metronomo, cioè ci vuole... Però nonostante la fatica ne vale la pena sempre. Ne vale la pena, perché poi perché quello che ti rende felice, mentre magari stare in un'esistenza senza alcuno stimolo, alcuno slancio, come poteva essere Alice all'inizio, invece è opprimente, secondo me. E per voi effettivamente l'arrivo di un figlio in età così giovane può essere un ostacolo a questo oppure no? Beh, sicuramente, ovviamente l'arrivo di un figlio comporta tantissime responsabilità e tanti cambiamenti e molti limiti, però ovviamente porta talmente tante cose positive e stravolge talmente in una maniera completa la tua vita che... Sì, anche il tuo modo di vedere la vita, di viverla. Quindi è, cioè, una rivoluzione totale, non è che... Che sicuramente limita la tua vita, la tua quotidianità in alcuni sensi, aspetti, sì. Però la stravolge in positivo completamente in altri. Da come 16 anni è...
Beh, è una questione complicata, eh? Non è per niente facile, anzi poi c'è bisogno di un grande aiuto da parte dei genitori, dei parenti, entrano in gioco, esatto, un sacco di fattori. Però ecco, insomma, scegliere di tenere un bambino a 16 anni è una scelta molto coraggiosa, quindi secondo me Samuele e Alice sono stati coraggiosi. Ultima domanda, mi avete dato l'assist, c'è una, siccome avete tante passioni, la musica, la recitazione, c'è una figura come quella di Tony Hawk nel film che quando eravate magari anche più piccoli vi ha proprio ispirato e dicevate oddio sì, io da grande voglio essere così, voglio fare questo? Dai. Allora, io ce n'ho un paio di eroi di quando ero piccolo. Allora, uno è Jovanotti. Perché negli anni 90 lui secondo me ha rivoluzionato un po' la cultura popolare, cioè della musica proprio, e quindi ci sono dei pezzi che secondo me sono storici, cioè Serenata Rap, cioè Per Te, che lui ha scritto per la figlia, Un Raggio di Sole, Bella, cioè sono delle... Abbiamo questa passione in comune, io e lui. L'abbiamo scoperto da poco poi, sì. Dopo un anno che ci conosciamo, due anni che ci conosciamo, abbiamo scoperto... E quindi è un'ondata positiva, lui è pieno di energia, poi fa delle collaborazioni con artisti africani, fa delle collaborazioni con autori di musica elettronica, quindi è uno che sta anche sul pezzo, cioè non invecchia mai. Jovanotti ha fatto 50 anni quest'anno, sembra che ce n'ha 23, sì. Quindi è una bestia. E l'altro, secondo me, sempre nel campo della musica, che io vedo come uno veramente troppo figo e potrebbe essere uno dei chitarristi migliori del mondo, se non fosse che ha paura dell'aereo, per questo quindi non può fare i tour negli Stati Uniti. Cosa hai da dire? No, niente, però secondo me Alex Britti è un eroe contemporaneo, cioè come la suona lui la chitarra qua in Italia, forse c'è lui e altri due che io non li conosco, quindi per rimanere in quest'ambito sempre mezzo patriottico, cioè se parliamo di artisti italiani, se no poi vabbè ci sono le figure... quelle immortali, tipo Jimi Hendrix o Napoleone, Alessandro Magno. Si è buttato su, non lo so, argomenti un po' vari. Stavo scherzando, stavo sparando. No, io in realtà per quanto riguarda la passione nel lavorare, nel fare la cosa che a uno piace di più, in realtà mia madre, perché lei ha iniziato a lavorare che aveva 16 anni, e comunque si sveglia tutti i giorni con la stessa, ovviamente nei limiti parlando, con la stessa voglia di cambiare, di portare comunque sempre delle novità nel proprio lavoro. E io ho sempre pensato, voglio che un giorno il mio lavoro mi appassioni così come appassiona lei a distanza di veramente 30 anni. Grazie. Io sono il nonno. Davvero? Complimenti. Complimenti a te. Ma non c'è niente di meglio di un pomo di mortiera.